All'interno del Museo Kinerk di Fauglia ci troviamo nella quarta sala dedicata ai paesaggi. Troviamo qua una bacheca che raccoglie fotografie, carta intestata, lettere, illustrazioni realizzate da Giorgio Kinerk e timbri. Perché non provare a ricreare una di queste arti applicate? Perché non provare a creare un piccolo timbro fatto in casa, colorato e creativo? Mi raccomando, svolgete queste attività sempre in compagnia di un adulto. Verdura, una postazione di lavoro, fogli bianchi, colori a tempera e voilà! Bene, ora che abbiamo visto tutti i materiali che ci serviranno per questo laboratorio, possiamo iniziare. Realizzeremo i timbri in due modi differenti. Prima intaglieremo e incideremo proprio le verdure con patate e carote e poi invece faremo delle sezioni di altri frutti o verdure per poi stamparle su foglio e vedere l'effetto che creeranno. Bene, noi ci siamo un po' portati avanti con il lavoro e abbiamo realizzato un po' di timbri. Abbiamo creato un pesce, un cuore, oppure con una carota, un fiore, o anche forme astratte. Adesso è arrivato il momento di provarli. Continuiamo anche con altre verdure, con un porro o un limone ad esempio. Proviamo! Bene, eccoci qua. Noi ci siamo divertiti, abbiamo creato un mondo subacqueo con pesci oppure un piccolo percorso lasciato da un amico o anche semplicemente una serie creata con il limone ripetuta in serie. Speriamo
che anche voi vi siate divertiti e mandateci i vostri disegni. A presto!